Ciao Love, buongiorno bambole. Allora, Aline si è svegliato e quindi mi sono messa in camera, ho acceso la mia super luce, vediamo se riusciamo ad avere una luce abbastanza decente, ok, non troppa. Benissimo. Buongiorno, scusate la postazione, ma ho messo tutto qua sopra e quindi mi sono messa qua, anche se devo un po' aggiustare qua la lampada. Perché vediamo se la giriamo così, meglio. Ok. Allora, stamattina mi sono fatta capelli di rallo, dunque le là perché nell'altro video stavo a crepa. Allora, ho deciso di fare un video un po' particolare. Vorrei farvi vedere, siccome ho trovato dei prodotti, cioè, che veramente sono dell'era della preistoria, vi vorrei far vedere queste antiquaglie. Le quaglie del make-up, ok? Giusto per fare un video così un po' diverso, un po' più divertente. Allora, ho tirato fuori della roba che vi giuro non sapevo neanche, cioè non mi ricordavo veramente di avere. Oh, non è palle sta luce. Ma se la giro così, se la giriamo così, aspettate, è un po' troppo, però vabbè, meglio di niente. Allora, questo caldo e ricci, ragazzi, io, è impossibile tenerli completamente sciolti perché uno squaglia. Cominciamo. Allora, vi lascio il top per il fondo, quelli che secondo me sono i migliori. Ok. Allora, ho trovato questo prodottino qui della Vichy che ha qualche annetto ed è un bronze. Era una collaborazione con la Vichy perché appunto avevo collaborato con loro con diversi, cioè avevo il fondotinta che addirittura ce l'ho ancora. Invece questo è un Bronzing Powder Sunsis Glow. Allora, è fatto così, io non l'ho neanche mai usato, vedete? È completamente nuovo, anche se per me purtroppo è un po' chiaro perché o lo uso d'inverno, ma adesso per me è chiarissimo. Poi un altro prodottino, allora fortunatamente le polveri e questa roba qui reggano un po' di più. Chiaramente il fondotinta quando comincia ad avere qualche anno, ragazze, va buttato. Ne ho buttati diversi, perché cominciavano ad essere vecchi e di conseguenza ne ho buttati alcuni. Mentre le polveri e questa roba qui reggono molto di più. Poi certo, uno dice buttali lo stesso perché sono scaduti. Io non gliela faccio. Cioè, nel senso, io a buttare via prodotti buoni non riesco, anche se sono scaduti. Ok? Allora, questo qui è della Revlon ed è Photo Ready Flushed Rougissant 200. Allora, questo è un blush in crema che è pazzesco. Mi è sempre piaciuto un sacco. Ha questo colore strafucsia e stra acceso ed è questo qua, usato anche poco, vedete, eccolo qua, si sfuma molto molto bene, eccolo, guardate, e vi dà questo effetto salute che io adoro, guardate com'è, cioè la fine del mondo. Poi un prodottino, allora questo sì, è vecchio però comunque io credo che lo trovate ancora ed è il Cindy Luminizer della The Balm. Addirittura ho ancora la scatolina. C'ho anche il Mary Luminizer. Questo è tendente al rosato, usato pochissimo. Eccolo qua, vediamo se. Vedete molto poco, ma è molto molto bello. Poi io la roba, gli illuminanti della The Balm, li tengo così come una reliquia, infatti. Poi un altro prodottino invece che è vecchissimo, però allo stesso tempo bellissimo, è questo qui. Allora, questi sono dei blush che aveva fatto la Pupa e io ne ho diversi, devo essere sincera, e sono colori pastello, belli accesi e si chiamano Like a Doll Blush Pupa. Questo è il 104, blush compatto, effetto matte. Allora, questo è un rosato leggermente chiaro, bellissimo. Guardate com'è, vediamo se riusciamo a darlo un po' sopra questo. Bellissimo, l'adoro, l'adoro, giuro. Allora, questo colorino rosato così,
A me piace moltissimo perché è l'effetto salute che io adoro. C'è un rosato, un rosa un po' più scuro e poi c'avevo anche l'aranciato. Altro prodottino di una collezione vecchissima è questo della Kiko, che c'è questa tasca e di questo io ho illuminante, terra e blush, ok? Guitar Rose 02 Rock Attraction Fardello Illuminante. Allora, questo è sempre questo colorino rosato, salute, ragazze. Cioè, che vedevo di quando uno poi adora dei colori. Ecco, guardate cosa non è. Cioè, Maiala, guardate quanto è pigmentato. Bellissimo, bellissimo, l'ho sempre amato. E infatti l'ho sempre tenuto per benino. Ora veniamo a questa. Allora, queste qui erano delle palettine della Pupa. Se ci fate caso, vi avevo già fatto vedere l'altra perché l'altra ce l'ho qua, mentre questa l'avevo a casa e sono Graphic e Shadow Palette. Sono delle palette così con dei piccoli colori, dei piccoli colori, vabbè, con dei colori appunto interziati. Il bello qual è? È che sono stra glitter, stra luminose e quindi io l'ho sempre usata come illuminante. Vi faccio vedere, guardate cos'è questo verde. Cioè, mio Dio, ciao. Ciao. Cioè, ciaone, ciaone. Viola. Cioè, addirittura guardate, va sopra il tatuaggio e l'arancio. Guardate quanto è bello l'arancio. Mentre queste, eccolo qua. Ah, cioè, belle. E questi sono colori pastello, mentre l'altra palette tende ad avere colori sul grigio, sul bianco, colori un po' più freddi, mentre questi sono colori proprio pastello, bellissime, adoro, adoro, adoro. Veniamo alle chicche. Allora, vabbè, questa è della Mulac, ve lo faccio vedere perché lo amo, ed è appunto la cialdina componibile, che è questo rosa con appunto il blu, è un rosa blu cremoso, vedete? Bello cremoso, guardate quanto è bello. E questo ve lo devo far vedere. Allora, Bobbi Brown Beach. Questo qui è una terra di Bobbi Brown vecchissima, glitterata, fra parentesi è molto bella. E poi veniamo al succo del succo. Allora, questi sono due prodottini della Chanel. Sono due blush. Questo è il classico José Contrast Fard Jeu de Poudre Powder Blush 70 Tumult. E questo è Les Tissages de Chanel Blush Duo Effect. Allora, questo è fatto così, ve l'ho fatto già vedere negli scassetti, nello scassettamento. Ed è questo, ed è bellissimo. Cioè, ciao, ma di che stiamo parlando? Guardate qua. E poi invece questo è effetto mosaico, vedete, ha più due colorini, vediamo se riesco a farvelo vedere, eccolo qua, ha questi due colori bellissimi, è un po' più scuro, vedete, eccolo qua, vedete, però è molto molto bello lo stesso. E questi sono i due prodottini della Chanel, ne ho altri comunque. Altra cosa bellissima che non potevo fare a meno di portare è questa. Allora, questa è una terra di Dior. Dior Skin Nude Tan 03. Cioè, ciao. Ciao. Ok? Eccola qua. Guardate com'è. È bellissima. Sempre per me molto chiara, ma di bello c'è che io la posso usare ora come cipria. Perché per me è talmente leggermente chiara, per la mia pelle è perfetta, quindi una cipria spettacolare, poi la Dior, ciao, cioè guardate la meraviglia. Ultimo prodottino è questo qua. Allora, questa qui è una palettina della cosa, della Sugar Pill, non so se quant'è che non sentite dire Sugar Pill, ed è questa, a parte la bellezza, cioè un mio Dio del gattino e del pack, cioè ciao. Ok, l'apriamo, eccola qua, e questa è la palette. Allora, questi due sono due blush, questo e questo sono due, cioè, scusa, cioè, scusami, scusa, cioè,
No, bimbe, cioè, ma di che stiamo parlando? Fantastica, fantastica, questo è l'arancio. Guardate quanto è bello. E poi c'è... Amo, fai piano. E poi c'è questo. Boh! Boh! Quindi, er top der top. Finish. Troppo figo, dai. Bellissimo, bellissimi. Anche da far vedere non potevo non farveli vedere. Amo, mi prendi una salvietta bagnata? Quindi, spero il video vi sia stato utile e di divertimento. Niente, io vi mando un bacio. Fate le brave, spippeggiate poco. E guardate se le volete trovare, ci sta che qualcosina. Ma io l'asciugacchiel credo sia una vita che non neanche la sento nominare più, quindi. Ciao, love!